stop dato dalla pandemia da Covid-19, torna nel Fortore a San Marco dei Cavoti la festa del torrone e del croccantino, dall'8 fino all'11 dicembre e poi nel weekend del 17 e 18 dicembre. Eventi imperdibili per raccontare la tradizione del torrone e del croccantino in uno dei borghi più belli del Sannio. Torna la festa del torrone e del croccantino, si anima di nuovo San Marco dei Cavoti dopo lo stop dato dalla pandemia. Cosa è cambiato nel corso degli anni e cosa devono aspettarsi le persone? Ovviamente invitiamole a venire. A venire, sicuramente sì. Cosa è cambiato? Dopo 3 anni di fermo totale, sai, c'è ancora un po' c'è tanta preoccupazione ancora da parte dei cittadini, però abbiamo messo, come dire, abbiamo messo su questa manifestazione anche in poco tempo, perché noi siamo arrivati a giugno, quindi in pochissimo tempo siamo riusciti a organizzare questa festa che è la manifestazione nostra clou di questo paese, il prodotto di nicchia, il prodotto che conoscono tutti è il torroncino di San Marco dei Cavoti. Invitiamo a venire questo fine settimana, da oggi a domenica, e il prossimo fine settimana 17 e 18 di dicembre. Inoltre uno dei borghi più belli del Sannio, c'è tanto da vedere oltre che da gustare. C'è tanto da vedere, abbiamo il centro storico, abbiamo i ragazzi del liceo classico che accompagnano gli ospiti a fare un giro per le stradine del nostro centro storico, abbiamo i ragazzi dell'istituto tecnico che accompagnano sempre gli ospiti a fare una visita nel museo degli orologi, abbiamo il museo dell'orologio unico in Europa e forse al mondo, ma sicuramente in Europa sì, abbiamo 50 pezzi esposti, quindi da molti conosciuti e da molti ancora da conoscere. Per concludere, Sindaco, non dimentichiamo il mega croccantino, un evento che poi in qualche modo accomuna tutta la comunità. È l'evento che tutti aspettano e che abbiamo riproposto dopo una sospensione dell'ultima edizione. Domenica 11 nel primo pomeriggio dalle 3 ci sarà il mega croccantino. Il precedente record credo che fosse intorno ai 63-64 metri, vediamo di fare di meglio, comunque ci proveremo di sicuro. Sì, dopo credo 3 anni la pandemia un po' ci ha allontanato da un punto di vista sociale, incidenze economiche e ha annullato, voglio dire, tanti eventi che poi diffondono le immagini, le tradizioni, la cultura, le potenzialità del nostro territorio. Finalmente ci riappropriamo di questi eventi che esaltano le nostre eccellenze. Qua a San Marco va dato atto al sindaco, all'amministrazione comunale tutta, ma soprattutto ai produttori, perché non è solo la festa dell'avvenimento, è nostra perché vogliamo che si riconduca, voglio dire, al nostro Sannio, al nostro territorio, ma i terroni di San Marco ormai varcano tutti i confini, sono conosciuti ovunque e caratterizzano questa bellissima comunità. Continuiamo così perché la nostra provincia è ricca di patrimonio storico, di enogastronomia, e quindi dobbiamo incrociare le direttrici vere del nostro sviluppo, che è il turismo e la cultura e l'enogastronomia. Continuiamo così perché questa bella sinergia che c'è tra gli enti, tra le istituzioni, possa sempre più crescere e valorizzare il nostro territorio. Reality, open your
sì, c'è stato lo stop, mi sono complimentato col sindaco, con l'amministrazione e con gli attori principali, ossia i produttori del torrone. Come ho detto poc'anzi, non era per niente scontato la ripresa così bella come quella di stamattina, non era scontato perché ancora non ci si riprende appieno da un cambiamento così brusco degli ultimi due anni. Non era scontato perché sono addirittura aumentate le difficoltà, non solo economiche, ma di permessi, di raccordo, di autorizzazioni. Si era perso pure un po' quell'allenamento, diciamo, e quindi i miei complimenti veramente a tutti i soggetti coinvolti, perché già appena sceso ho visto tanta gente, tanti sorrisi, e questa è stata una cosa bella perché è tornata anche la gioia sui volti delle persone. Un po' di pioggia ci ha anche benedetti, quindi è stata, la prendiamo anche come un po' un segnale. E adesso oggi facciamo l'inaugurazione, si protrarrà nei prossimi giorni, sicuramente ci torneremo, continueremo ad animare questa comunità, perché questo evento rappresenta un fiore all'occhiello non di San Marco ma di tutto il Fortore. È sempre stato così, lo è ancora, lo sarà, perché unitamente ad altri eventi, cito San Giorgio, cito Castelfranco, sono, e anche altri, non voglio dimenticare nessuno, sono quegli eventi che caratterizzano, identificano un po' tutto il territorio fortorino. Lei si batte quotidianamente per le aree interne, soprattutto le aree piccole. Quanto sono importanti questi eventi a livello di attrattività turistica per la comunità montana del Fortore? Sono importantissimi, dicevo, perché sono catalizzatori di attenzione, oltre che di persone, di movimento, eccetera. Siamo freschi di riconoscimento di aree interne, quindi della SNAI. Fra pochi giorni ci metteremo a lavorare, non appena avremo la certezza sull'allargamento del perimetro con i paesi della provincia di Avellino. Ci metteremo al lavoro sulla scrittura e l'individuazione della strategia che sarà poi, diciamo, il filo conduttore per i mesi e gli anni prossimi. Non ci si ferma ovviamente solo agli eventi natalizi, c'è il 2023, tutto da vivere, tante cose da fare e da recuperare. Assolutamente sì. Partiamo da questi eventi, ma poi per realizzare e raccordare, questa sarà una cosa importante, raccordare tutti gli eventi che si fanno in tutti e 12 i paesi, e metterli in rete e fare in modo che ognuno degli eventi produca ricadute anche sui paesi limitrofi e sull'intera zona. Il torrone e il croccantino sono i prodotti tipici del territorio di San Marco dei Cavoti, portano avanti una tradizione secolare, ma c'è un evento che torna dopo la pandemia, dopo questo stop forzato, che è il mega croccantino. Eh sì, diciamo che il mega croccantino è un po', diciamo così, il momento clou dei festeggiamenti, o quello più atteso dall'esercito dei golosi che invade San Marco in questi giorni. Naturalmente, come per gli anni precedenti alla pandemia, in cui la festa purtroppo non si è potuta svolgere, sarà fatto con l'aiuto in termini di produzione della croccante, per intenderci l'impasto di mandorle, nocciole, zucchero che fa da anima del croccantino, da parte delle ditte produttrici che lo metteranno a disposizione insieme alle materie prime necessarie, il cioccolato e quant'altro, per dare la possibilità poi agli operatori specializzati nel cuore di Piazza Risorgimento di assistere a questo mega croccantino, che da quello che mi dicono dovrebbe anche essere da record ancora una volta, perciò si punterà anche a fare delle lunghezze record proprio per dare un tocco in più anche di importanza all'evento. Naturalmente sarà, come per chi lo ricorda e chi ci sta seguendo in questo momento, insomma, come gli altri anni, con il solito e consueto carico di entusiasmo della piazza, che aspetta poi non solo di vederlo realizzato in tutta la sua lunghezza, ma anche rotto e dato in pasto poi a chi sarà lì intorno alle transenne ad assistere alla preparazione. Ricordiamo quando si terrà l'evento? L'evento domenica a partire dalle 15, se non sbaglio, in piazza, comunque nel primo pomeriggio di domenica, e sperando che le condizioni meteo, insomma, non rendano necessari slittamenti di orario, ma questo è il programma, così come è consultabile anche sul sito della Festa del Croccantino, dove poi verranno messi anche aggiornamenti.
Per concludere, il torrone e il croccantino, soprattutto nelle festività natalizie, sono parte dei prodotti dolciari che sono sulle tavole dei sanniti, in particolar modo dei beneventani e della provincia. Come aumenta la produttività in questo periodo? Ma la produttività in molti casi è concentrata in maniera quasi totale in questo periodo e si arriva al momento dell'Immacolata e ai primissimi giorni, agli ultimissimi giorni prima di Natale, in cui la richiesta è veramente alta, altissima. È diventato un prodotto principe del Natale sannita, e direi non solo sannita, perché grazie anche alla vivacità imprenditoriale di San Marco e non solo, insomma, di chiunque abbia reso questo prodotto un qualcosa di eccellenza da promuovere sui mercati nazionali e internazionali, è un prodotto che grazie al cielo ha preso piede, ha conquistato i palati di tantissime persone, e un po' come il panettone, un po' come il torrone beneventano tipico, anche il croccantino di San Marco si è ritagliato un posto garantito a tavola nelle giornate del Natale. E questo a noi fa piacere, e speriamo di rendere sempre un servizio di qualità soprattutto alla clientela. Noi ce la mettiamo tutta come produttori.